Ciao, bentornati sul canale YouTube di Wellness Trainer Studio e benvenuti in un nuovo video di workout, allenamento total body, dove vuoi e quando vuoi. Tutti allenamenti a circuito, a corpo libero, con piccoli attrezzi che vuoi fare ovunque tu sia. Oggi cosa facciamo? Allenamento gambe e glutei, super tone, super pump, chiamatelo come volete, ma bello intenso e bello efficace. Allora, come vi ho detto, allenamento per le gambe, si lavora a tempo, ma è importante curare bene la tecnica. Vediamo esercizi e modalità. Ok, per questo workout avete bisogno di due cose, manubrio, anzi due, manubri da palestra o power cuff o delle kettlebell, è uguale. Scegliete il carico in base al vostro stato di allenamento, in base ovviamente agli esercizi che andremo a vedere. Seconda cosa di cui avete bisogno è un box, direi almeno alto 50 cm, perché sotto i 50 cm diventa poco efficace l'allenamento. Vediamo gli esercizi. Numero 1, tutto su una gamba, parto da questa posizione, mano sinistra coordinata con la gamba destra, mi raccomando, spingo giù, spingo giù. Ovviamente poi lo faremo anche con la gamba sinistra. Secondo esercizio con due manubri, passo indietro, hop, su, hop, su, Bulgarian squat. Terzo esercizio, tengo il manubrio in mano e facciamo single leg deadlift. Quindi in equilibrio su una gamba sola, stacco, scendo, torno su, hop, torno su, hop, torno su. Raccomandazione soprattutto per quest'ultimo esercizio: il bacino e le spalle devono stare parallele al terreno, non devo aprire l'anca, è molto importante perché altrimenti non lavora il gluteo. Il terzo esercizio è soprattutto a carico di glutei e muscolatura posteriore della coscia, ma se il bacino va in giro risulterà sicuramente molto meno efficace. Raccomandazione per il secondo esercizio, mi raccomando, non rimanere troppo vicino al box perché non riuscirai ad andare giù, ok? Ora ti spiego come si fa. Modalità di lavoro molto molto semplice, 40 secondi on, cioè 40 secondi di lavoro e 20 secondi di recupero. Ti ricordo, non è un allenamento metabolico, è un allenamento puramente muscolare. Tra una gamba e l'altra avremo un minuto di pausa. Iniziamo con la destra, 40 secondi di lavoro, 20 secondi e partiamo con la sinistra. Quindi tra una gamba e l'altra avremo un bel po' di pausa. Mi raccomando, cura l'esecuzione, rallenta i movimenti, non andare troppo veloce perché così rendiamo bene efficace la parte eccentrica, cioè quella di discesa. Non importa che fai 200 ripetizioni in 40 secondi, anche solo 8-10, ma fatte bene, mi raccomando. Faremo 3 round in totale per tempo complessivo 18 minuti. Ovviamente se sei più allenato puoi fare 4, 5, 6 round, 6 round diventa veramente troppo lungo. Se sei un po' meno allenato puoi fare due cose: diminuire il numero di round e vai a 2, anche se non è consigliato. Quello che potresti fare è diminuire il tempo di recupero o i carichi. Se è troppo pesante, riduci il peso. Al contrario, se è troppo leggero, aumentalo, mi raccomando. I nostri video sono degli esempi, ma puoi intervenire, modificare, inventarti qualsiasi cosa seguendo i nostri video come punto di riferimento. Partiamo. Ci siamo. Start al cronometro e via. Primo esercizio, questo senza pesi, mi raccomando. 2, 1, hop. Thank you.
pausa. Già questo si sente. Respiro. Cinque. Via. Bene, adesso gamba destra, Bulgarian squat. Mi preparo con i miei pesi. Quattro, tre, due, uno. Ok, pausa, primo round, questo workout è pesante, ma è giusto che sia così, bel lavoro muscolare, ok, via, ops. E stop, mi raccomando, curate bene la respirazione, inspiro, scendo, in questo caso salgo e butto fuori, ok, via. E stop. È lunga. Dai, siamo quasi a un giro completato. Dovreste già sentire le gambe. Mi giro, anzi, rimango di qua. Oh, uno.
andato. Dovreste sentire naturalmente una gamba che è meno forte dell'altra. È importante colmare anche questo gap tra le due gambe, soprattutto se sei un atleta. Via! Ok, bene, bene, 5 secondi, ok? Mi raccomando, se ce la fai, cerca di tenere anche lo stesso ritmo, cioè lo stesso numero di ripetizioni ad ogni serie e per ogni esercizio. Molto importante. Se non ce la fai, comunque è normale, che vuol dire che l'allenamento è efficace. Molto bene, ho smesso un attimo prima, dicevo, se il numero di ripetizioni cala, va comunque benissimo, vuol dire che stai esaurendo il muscolo e ti stai allenando bene. Dopo ti spiego perché, rimani con noi fino alla fine. Pausa. Dai, dai. Giro di boa. Siamo già più della metà del workout. Ok. Via. Oh.
Stanno Giacomo, Giacomo. Quattro, tre, due, uno. L'ultima. Terzo e ultimo round. Sudo, sudo. Chissà se sale adesso. Dai, con me. Due. Vai con calma, fai una ripetizione alla volta, non pensare che ti fanno male le gambe. Dai, dai, gli ultimi due salti. Ero un attimo in crisi. Wow! Vedrai domani per sederti. Dai, con me! Me lo invento io, eh? Dai, questi sono i più difficili, su, ed è finito, via. Cura il movimento. Quelle che vengono, non importa. L'ultima. Yeah. Dai, che andiamo con la sinistra. Preparati. Oh, via, 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 che ritardo. Grande, grande.
Dai, l'ultima coppia, fra 10 secondi, 4, 2, 1, l'ultima. Dai che abbiamo finito. Dai, grande. 10 secondi. Dovrebbe essere qua e via. Ho sbagliato. Non ci credo. Facciamo l'ultima anche se suona. Oh. Grande. Come vedi, mi piacciono talmente tanto i bulgari che alla fine ne ho voluto fare uno in più. No, a parte l'errore finale, scusatemi, ma alla fine abbiamo recuperato. Ora, come stanno le gambe? Dovreste sentirle? K.O. Se non le sentite K.O., le cose sono due. O siete molto allenati, quindi vi serve più peso e anche più tempo di lavoro o meno tempo di recupero. Si può intervenire sul lavoro, sul recupero o su entrambi. Se non le sentite stanche, vuol dire che il peso era troppo basso, quindi aumentatelo. In ogni caso, regolate l'allenamento in base al vostro stato di forma. Questo allenamento in particolar modo è un allenamento molto muscolare. Cosa vuol dire? Che il muscolo interviene in maniera importante e a fine workout dovreste sentire le gambe, in questo caso, che non ce la fanno più, quindi è un lavoro quasi ad esaurimento. Se ne avete ancora, ci sta, perché siete ben condizionati, quindi ci può stare, ma dovete sentire che hanno lavorato. Questo periodo dell'anno, ve lo ricordo sempre, dedichiamolo alla costruzione di un po' di massa muscolare. Per le donne, mi raccomando, dedicare il tempo alla costruzione della massa muscolare non vuol dire che diventerete Arnold Schwarzenegger, mi raccomando. Vuol dire solo che bisogna tonificare il muscolo e dall'oggi a domani la gamba non può farla così, a così. Quindi se vi sentite la gamba un po' gonfia è molto semplicemente per il fatto che vi siete allenate, ma visivamente, esteticamente non sarà sicuramente cambiato nulla, quindi mi raccomando, non saltate questi allenamenti perché sennò vi ritrovate con poco grasso se fate diete drastiche, ma anche con poco muscolo, quindi poco tonico e la pelle che cade. Mi raccomando, allenamento muscolare sempre. Se vi è piaciuto il like, l'allenamento, mettete il like, commentate, dateci qualche suggerimento, consiglio, vostro parere, qualche dubbio, siamo sempre qua. Mi raccomando, alla prossima!